piccoli. Dei puntini neri non li vedi facilmente. E vanno sui capelli di tutti. Sui miei, su quelli di Ivan e anche su quelli di Amina. Allora, i capelli piacciono proprio a tutti. Rossi, lisci, ricci. Insomma, danno un prurito che quando ti gratti poi non la smetti più. Avete capito di cosa stiamo parlando? Dei pidocchi! Sì, li hai anche tu? Yeah! Sì! Sì! Eccoli qua! Sì! Vai al posto, li hai anche tu? Sì! Eccoli! Yuppie! Ma li avete proprio tutti, yeah! Ma non è possibile! Avete tutti i pidocchi, tutti tranne Gino! No, non i pidocchi! Voglio i pidocchi! Non preoccuparti, vedrai che i pidocchi verranno anche a te! Lo spero tanto, non voglio essere diverso dagli altri! È per questo che non mangio il prosciutto. Amina, scusa, sono nuova, non lo sapevo. Senti, facciamo così. Adesso vado a prenderti del pollo. Alcuni non ce la facevano neanche scendere dalla barca e
piccoli neanche a camminare. Ci sono arrivati da soli. Sono scappati dalla guerra, senza i genitori. Poverini! Perché succede questo? Sono solo bambini. E adesso ditemi, quali sono secondo voi i diritti dei bambini? Diritto all'uguaglianza. Diritto di pensiero e di parola. Diritto al gioco. Diritto alla privacy. Diritto all'istruzione. Diritto alla salute. Diritto di religione. Diritto all'accoglienza. Diritto all'informazione. La verità è che i grandi si dimenticano di essere stati bambini, di aver giocato, accettato e condiviso. I grandi dovrebbero pensare che se uno